Sì, buongiorno mister Benedetto Giardina, giornale di Sicilia. Buongiorno. Partiamo dal campo, quanto è importante confermarsi dopo la bella vittoria col Perugia e quanto è difficile farlo sapendo le aspettative che vi siete creati e poi per il mercato. Lei dopo la partita col Perugia aveva in qualche modo chiesto, annunciato l'arrivo di 5-6 elementi per alzare il livello di questa squadra. Ecco, un paio, due, tre sembrano ormai addirittura d'arrivo, altri ne arriveranno. Quanti se ne aspetta di poterne portare già a Bari per questa partita. Grazie. Allora, parto dall'ultima domanda che è in riferimento al mercato, insomma qualche indiscrezione giornalistica è venuta fuori, ma l'idea è quella appunto, e ribadisco, di alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti e quando saranno ufficializzati ne parlerò volentieri con voi, insomma di conseguenza mi sembra in questo momento inutile andare a lavorare sul mercato e parlare con voi di mercato, sapete bene insomma quali che sono le nostre volontà e qualche obiettivo è venuto fuori, ma prima di parlare dei giocatori è giusto ufficializzarli e poi ben volentieri ne parlerò con voi, anche perché insomma fra 2 giorni siamo di nuovo in campo, c'è una partita importante contro una squadra che l'anno scorso ha vinto, tra l'altro il girone dove c'era appunto il Palermo, l'ha vinto con grande merito, essendo prima praticamente durante tutto l'anno, è partita molto bene, vincendo in Coppa Italia a Verona, ha fatto un'altra ottima partita a Parma contro una delle favorite, di conseguenza è una squadra in salute che lavora bene, Mignani ha fatto un ottimo lavoro, anche loro hanno grande entusiasmo perché appunto hanno ritrovato una categoria che mancava da qualche anno e dunque siamo ben consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare, ma ci siamo anche preparati bene per andare a mettere in campo le nostre cose e a consolidare insomma l'atteggiamento che abbiamo visto nella prima partita e cercando quotidianamente di crescere. Buongiorno mister, Leandro Ficarra, Mediagol. Volevo chiederle, non parliamo di mercato, però insomma in relazione al probabile arrivo di Stulaz e non solo in mezzo al campo, Damiani è stato uno dei protagonisti della gara contro il Perugia. Immagino una collocazione diversa per lui all'interno del suo 4-3-3, nel roster di centrocampo, ovvero non solo playmaker, ma può anche interpretare il ruolo di mezzala, di intermedio di palleggio? Grazie. L'altro Samuele ha fatto veramente una bellissima partita, mi è piaciuta per la personalità che ha messo in campo, la continuità che ha avuto, ha anche difeso molto bene, è un ragazzo in crescita e lo teniamo in grande considerazione, ma come dico, se vogliamo alzare il livello della squadra dobbiamo alzare anche il livello della qualità complessiva, a parte a livello numerico, con l'intenzione di giocare con un centrocampo a tre, come ben vedete andate a vedere la nostra rosa, adesso noi abbiamo solo 2 centrocampisti. E di conseguenza anche numericamente e qualitativamente dobbiamo alzare questo tipo di livello. Sicuramente Damiani è un ragazzo che ha fatto molto bene e che in un campionato lungo 38 partite io penso che c'era spazio per tutti. Dunque la volontà è di avere 2 giocatori per posizione e stiamo lavorando per averli in rosa. Gaetano, se posso, velocissimo, il probabile addio di Gregorio Luperini chiaramente è più una scelta di natura professionale, contrattuale, che non squisitamente tecnica. Ecco, il suo grado di considerazione nei confronti del calciatore ragazzo, ecco, che ruolo avrebbe potuto avere nel Palermo Corini. E poi in chiave mercato, se cercate anche un vice Brunori, o se magari con caratteristiche diverse Soleri può costituire un'alternativa a livello di terminale offensivo. È bellissimo che non riusciamo a non parlare di Bari. Io ci provo in tutti i modi, ma non ce la facciamo. No, ti rispondo su Gregorio. La società mi ha avvisato ieri sera che c'è una trattativa molto avanzata, non è ancora ufficializzata, di conseguenza ci prendiamo sempre un minimo di cautela, però insomma c'è una trattativa indirizzata. È stato per me un grande protagonista della cavalcata l'anno scorso, è stata un'arma tattica di una straordinaria importanza, una grande intuizione di mister Baldini. È un giocatore che ha delle qualità, delle attitudini, ma c'era un discorso globale che non mi va neanche di affrontare ed è stato per me giusto che da questo punto di vista il ragazzo abbia ottenuto di andare via, di andare a giocarsi la propria carriera in un'altra società, se questo punto verrà ufficializzato, però un ragazzo ho grande stima per lui, ho potuto allenarlo solo in allenamento perché tra l'altro aveva un problema che ben conoscete. E di conseguenza, se dovesse essere poi ufficializzato, gli auguro il meglio perché è un bravissimo ragazzo ed è stato un giocatore molto importante l'anno scorso per il Palermo.
L'altro riferimento a Brunori, abbiamo tanti attaccanti in questo momento, c'è un'idea di costruire la squadra, siamo concentrati su determinati ruoli che secondo noi in questo momento sono fondamentali, ci sarà tempo e modo per capire insomma anche da quel punto di vista se avremo la possibilità di lavorarci. Sì, ciao Eugenio. Ciao. Due cose al volo. La prima è, dovesse arrivare una o due ufficialità oggi, porteresti con te i nuovi o lo escludiamo questo a priori? La vedo complicata, cioè oggi non abbiamo ufficializzato nessuno, di conseguenza vediamo cosa succede oggi nel pomeriggio, abbiamo, è vero, l'allenamento di rifinitura domani mattina, di conseguenza i tempi sono molto stretti, molto corti e io penso che sia difficile insomma che qualcuno dei nuovi, se dovesse le operazioni dovessero andarsi a chiudere, di poterli portare a Bari, dunque la vedo complicata al momento. A proposito di Bari, ci provo io insomma a farti parlare un po', diciamo, io a farti parlare un poco fa. Hai accennato le qualità del Bari, il fatto che come insomma Palermo è una piazza ambiziosa, neopromossa. Ti chiedo da questo punto di vista che tipo di partita, anche dal punto di vista tattico, ti aspetti dopo aver visto un Bari molto aggressivo a Parma, mentre il Palermo, sfruttando soprattutto l'arma del contropiede, è riuscito a ottenere insomma tre punti preziosissimi contro il Perugia. Quindi da questo punto di vista come la stai preparando e che tipo di partita ci dobbiamo aspettare? Guarda, su questo ci sono varie fasi nel gioco, no? Io penso che noi col Perugia, se andate a vedere sul possesso totale, abbiamo avuto un controllo della partita importante e c'è anche la fase dove lavori sulla fase di non possesso e ti prepari il concetto di poter contrattaccare rapidamente. Secondo me questo spesso quando lavoro con le mie squadre, anche quando stiamo difendendo, la prima idea sulla riconquista è di andare a fare gol e creare quello spazio, visto che tendenzialmente anche gli avversari si espongono e dunque è una soluzione importante quando stai difendendo avere sempre l'idea di ripartire in maniera rapida, veloce, soprattutto perché trovi le squadre avversarie magari scoperte, difendono con meno uomini, è sicuramente una cosa importante su cui lavoriamo e cerchiamo di sfruttare. Dicevo, il Bari, il percorso che ha fatto ve l'ho descritto prima, è una squadra che ha qualità perché Antenucci è un giocatore che conoscete bene, che Dira sta facendo molto bene, hanno come trequartista o Botta o Mallamo, hanno fisicità in mezzo al campo con Foloruncio, hanno un regista come Maietta importante, Maita è un giocatore di grande gamba, inserimento e sa palleggiare, una linea difensiva esperta e di qualità e sappiamo, siamo consapevoli, insomma, di trovare una squadra che ha delle qualità, delle attitudini, un lavoro importante alle spalle di più di un anno e anch'io ho avuto la fortuna quando ho vinto Brescia che ho visto, anche se affrontavamo una categoria diversa, nel primo step l'entusiasmo, la voglia, la coesione dovuta anche al fatto di un lavoro di un anno ti porta subito a avere dei risultati e sicuramente da questo punto di vista il Bari è consolidato nell'atteggiamento e nella continuità che anche gli ha dato l'allenatore. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Tullio Filippone, Repubblica. Dato che abbiamo capito che è molto improbabile riuscire ad aggregare qualcuno dei nuovi, in particolare in mezzo al campo, dobbiamo aspettarci a Bari quindi tutto sommato una riconferma di quello che è lo schema già visto a Perugia, cioè il modulo per esempio? Sì, sul sistema c'è un'idea di base, poi come vi ho spesso detto il calcio è dinamico e dunque si vanno a occupare posizioni, si ruota, ci si muove, si cercano delle soluzioni diverse, ma tendenzialmente sarà la base quella che avete visto col Perugia. Ciao Paolo. Paolo Vannini, Corriere dello Sport. Due cose che volevo chiedere. La prima è, il Palermo ha affrontato il Bari 4 volte negli ultimi 2 anni, con contesti diversi di entrambe le squadre. In nessuna di queste ha perso, ha vinto una sola volta l'anno scorso. A Bari stava vincendo anche 2 anni fa, vinceva 2-0 e fu rimontato all'ultimo minuto. Queste partite le hai studiate oppure non significano più nulla perché le condizioni sono diverse, la categoria è diversa e le squadre sono diverse, oppure invece c'è una caratteristica che il Palermo può sfruttare contro un tipo di avversario come il Bari? Questa è la storia delle ultime partite, sicuramente quella più vicina è l'ultima dell'anno scorso, che anche se è vero che il Bari in quella partita festeggiava la promozione, dunque da quel punto di vista lì diciamo era un clima gara, ma sicuramente diverso come impatto emotivo perché il Bari aveva raggiunto diciamo il grande obiettivo. Qualcosa di quella partita con i miei collaboratori l'abbiamo guardata per prendere qualche spunto.
però è quella più vicina, insomma, se vuoi prenderti qualcosa l'abbiamo valutata su quella partita. Posso? Se non sbaglio ti manca Sala, che non è disponibile, e lì non hai, mi pare, moltissime alternative in questo momento. Hai già deciso? Grivello è la soluzione più naturale oppure ci possono essere altre soluzioni? Sì, gli indisponibili, così ve li comunico, sono Sala, Devetak e Accardi. Il ragazzo ha preso una botta, tra l'altro lo ringrazio perché è rimasto in campo comunque anche una grande parte del secondo tempo, nonostante avesse già male alla fine del primo tempo. Eravamo anche un po' spaventati perché il ginocchio era molto gonfio. Fortunatamente sembra che da questo punto di vista siamo tranquilli e c'è solo da lavorare dal punto di vista muscolare, e abbiamo l'aspettativa per capire se potremo recuperarlo per la partita successiva. E vedremo, insomma, poi i dottori comunicheranno e cercheremo di capire se riusciremo a recuperarlo. Come ruolo sicuramente c'è Crivello, che conoscete bene, che è qua da tanti anni. Ho un'alternativa, diciamo, di un piede destro che abbia le stesse attitudini, ci sto pensando e oggi penso oggi e domani di lavorarci. Ho un altro tipo di scelta un pochino più conservativa, però mi lascio aperto, insomma, la possibilità di valutare tante cose. Buongiorno mister, Cristiano Simeti dell'Off Palermo Calcio. La prima domanda è innanzitutto cosa ha visto di suo, del suo Palermo, di quello che voleva vedere lei in questa prima partita col Perugia? Qual è l'aspetto che l'ha più soddisfatta? E poi le chiedo un parere su Elia, ha dimostrato grande personalità, uomo molto importante anche nello scacchiere del nuovo Palermo. Che ruolo può avere anche a livello di importanza nella squadra, non solo a livello tecnico? Grazie. Ma ne avevo già parlato con voi dopo la gara, mi è piaciuto il coraggio che hanno messo in campo, la voglia di giocare, la voglia di provare le cose su cui avevamo lavorato, e questo è sempre un aspetto molto importante per ogni allenatore, dunque mi è piaciuto questo. Su Elia è un giocatore importante, secondo me viene già da qualche campionato dove ha fatto vedere il proprio valore, ha fatto la C, ha fatto la B, ha fatto la C a vincere a Perugia e la Juve Stabia. L'anno scorso ha fatto una squadra importante come il Benevento e si è ritagliato uno spazio altrettanto importante. Io penso che lui possa migliorare su tanti aspetti, compreso quello di finalizzare e servire assist, e su questo vogliamo rendere un giocatore che sicuramente copre tanto campo e ha delle qualità, e secondo me su quelle qualità cerchiamo di alzare il suo livello facendogli fare dei gol e mettendolo in una zona dove può servire assist anche per i propri compagni. Tony Danna, Rosanero Live. Eugenio, due domande. Una, molto spesso abbiamo visto nella partita contro il Perugia un'impostazione dal basso, soprattutto con i piedi, da parte di Pigliacelli. Ti chiedo se questo è un tipo di schema che adotterà in campionato, e poi volevo chiederti se Valente tu lo schiererai sempre a sinistra o se è soltanto un motivo contingente in mancanza, insomma, di alternative per quel ruolo. No, la ricerca è quella di costruire il gioco anche nella parte bassa del campo, ci abbiamo lavorato e secondo me i ragazzi l'hanno interpretato bene, come dicevo prima, con grande coraggio. Le qualità di Mirko con i piedi sono importanti e soprattutto conosce tempi e modi, e dunque lavoriamo per cercare di saltare il primo pressing avversario e liberare degli spazi più aperti per andare poi a fare male, e su questo è un po' l'idea, e abbiamo tante alternative perché dipende anche con quanti giocatori ti vengono a pressare per capire dove e come giocare. L'altra domanda era su Valente e Fogliato. Ma io penso che Valente possa giocare sia a destra che a sinistra, perché è un giocatore abile, ha sempre giocato in fascia e dunque lo tengo in considerazione su entrambe le fasce. Può partire da un lato, finire dall'altro, può partire giocare a sinistra e venire dentro, giocare a tutta fascia a destra. È un giocatore, secondo me, che ha gamba, interessante. Floriano l'ho messo sotto Brunori perché è un giocatore per me qualitativo, ha una grande capacità di leggere gli spazi da andarsi a prendere per far diventare veloce l'azione, e quando si gira punta è anche qualitativo nei fornire filtranti, e di conseguenza la scelta è stata quella, e devo dire che in 3-4 situazioni nel primo tempo col Perugia l'ha fatto molto bene e ci ha resi qualitativi. Grazie ragazzi, buon lavoro.